Allora, questa mattina abbiamo manifestato davanti alla residence di Valle Porcina, poi ci siamo spostati al centro di Acilia per porre all'attenzione dei cittadini e della politica questo sgombero in atto ormai a giorni o tra poche settimane di questo CAT che deve chiudere, di questo residence che deve chiudere, e noi non siamo contro la chiusura, perché i CAT sappiamo benissimo che sono un sistema speculativo a favore dei soliti palazzinari romani, ma vogliamo e chiediamo semplicemente una soluzione dignitosa per queste famiglie italiane con bambini, anziani, disabili in emergenza abitativa. Le stiamo seguendo da tempo, io sono stato anche sospeso per due sedute dal Consiglio del 10° Municipio, perché ho difeso queste famiglie che hanno occupato l'aula in un municipio dove ho anche saltato gli ultimi consigli, perché comunque non si parla di nulla. Quindi noi continuiamo a fare quello che facevamo prima, siamo in mezzo alla strada, poi giovedì saremo sicuramente in consiglio e continueremo a portare anche lì le nostre proposte e la difesa di queste famiglie. Cinque che stiamo combattendo per averci una casa, ci hanno messo qua, entro 3 anni ci devono dare casa. Ma casa adesso non ci aspetta, perché hanno aspettato altre persone, perché non lo so, non ci riusciamo a capire niente, perché chi è super erettile, chi no, non lo sappiamo. Le pratiche nostre sono sparite, non esistono più. Siamo entrati di bambini che portavano il pannolino, ora sono sposati e hanno i figli. Non so che devo fare, combattere, potevo uscire, perché adesso ne viene chiuso, ma ci volete dare una casa? È un diritto, lo possiamo avere questo diritto o no?